Buongiorno dal TG1, edizione straordinaria del nostro telegiornale, perché l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è morto poco fa. Aveva 86 anni, è deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato venerdì 9 giugno. Secondo ricovero in meno di 2 mesi. Come sappiamo, era stato ricoverato a lungo anche lo scorso 5 aprile in terapia intensiva per problemi cardiovascolari e per affanno respiratorio, e poi era arrivata la notizia della leucemia. Le voci dell'intensificarsi delle cure, poi con la chemioterapia. Tutti noi conoscevamo Silvio Berlusconi, 4 volte presidente del Consiglio. Negli anni 70 è diventato uno degli uomini più ricchi d'Italia, con investimenti nell'edilizia. Poi la rivoluzione della televisione commerciale negli anni 80 con Fininvest, e in parallelo i successi con il Milan nel calcio. Ripercorreremo tutte queste tappe della sua vita. Negli anni 90 poi la discesa in campo, in politica, con Forza Italia, un partito che a 3 mesi dalla sua fondazione... Buongiorno a tutti, benvenuti al TG2. Silvio Berlusconi è morto. L'imprenditore, il politico, più volte presidente del Consiglio, oggi senatore, aveva 86 anni. Allora colleghiamoci subito con il San Raffaele, dove c'è l'inviato Sergio De Nicola. Sergio, da quando si è saputa buongiorno, la notizia? Silvio Berlusconi è morto. È morto alle 10.36, si è saputo praticamente pochi istanti dopo. Le prime notizie lo davano in fin di vita. Buongiorno, edizione straordinaria del TG3 per darvi conto della notizia della morte a Milano di Silvio Berlusconi, 86 anni, fondatore di Forza Italia, leader di Forza Italia. È scomparso nelle scorse ore, soffriva di leucemia mielomonocitica, 4 volte premier, la fine di un'era politica. A Milano, all'ospedale San Raffaele, sono arrivati i figli, sono arrivate le persone più vicine al fondatore di Forza Italia. Sappiamo che era stato ricoverato pochi giorni fa, un ricovero che è durato diverse